Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andrò a parlare di iOS 15. Siccome ho visto che i video vlog vi piacciono molto, purtroppo i vlog non li posso portare adesso visto che siamo chiusi in casa, però ho visto che invece i video sui render, sulle notizie vi piacciono molto, beh, ve lo porto prima di partire. Sì. Come vedete, location particolare. In questi giorni sto continuando a cambiare perché mi piace. Qui, mi raccomando, ricordate di iscrivervi, di schiacciare questo bel bottoncino e di iscrivervi al canale. Domenica arriva il video sulla postazione, mi deve arrivare un ultimo pezzettino venerdì e poi siamo a posto. Allora, oggi andiamo a parlare di iOS 15. Se arriviamo a 10 like, vi porto un video su iMac, iPad Pro, AirPods 3, AirTag e iPad OLED. Di roba ce n'è da parlare, quindi 10 like. E settimana prossima, lunedì, video su altri render. Ma ora partiamo. Come già sapete, Apple aveva mandato in giro notizie false per il 23 marzo per attirarsi ancora più attenzione verso di sé, ma poi non c'è stato nessun evento, eppure lei ha mandato in giro un sacco di notizie pur di attirarsi più attenzione. Come potete vedere da queste prime immagini, stanno lavorando sia un visore VR, ma adesso spostiamoci sul lato software. Stanno lavorando ad una always on display, una lock screen un po' cambiata, magari con dei toggle personalizzati per avviare subito delle videochiamate, delle chiamate, dei messaggi, per velocizzare un po' il tutto. Ovviamente andranno poi, ovviamente si può fare l'always on display solo sui dispositivi con lo schermo OLED, gli altri consumerebbero troppa batteria. Potrebbe esserci un nuovo menu del multitasking, una nuova schermata sulle schede di Safari, che effettivamente è molto vecchia, e ovviamente questo non è niente certo, questi sono i primi render, le cose più sicure arriveranno a maggio, anche se effettivamente all'interno di Apple, siccome presenteranno la prima beta di iOS 15 a giugno, può darsi che queste cose comunque sono molto molto realistiche. Potrebbe arrivare lo split view, le icone su tutti i dispositivi simili a quelle di Big Sur, a parentesi Big Sur, che io ho installato ma poi ho tolto perché mi faceva schifo. Vi racconterò tutto questo in un video tipo quello che è uscito ieri. Potrebbe arrivare lo split view perché effettivamente su Android c'è da molto. Potrebbe arrivare il motore di ricerca sviluppato da Apple, che stanno già sviluppando da molti anni. Potrebbero cambiare le icone, tipo che quando tu metti la modalità scura pure le icone, ad esempio quelle delle applicazioni di Google sono bianche, diventano pure quelle scure. Potrebbe esserci un clipboard, che no, per chi non sa cos'è, è un menu che tiene traccia di tutte le cose che avete copiato e incollato tipo nel mese, nei giorni precedenti. Potrebbe esserci altri sfondi, quello ovviamente ci saranno, qualche funzioncina di qua e là, uscirà tvOS 15, iPadOS 15 e watchOS 8, però su quello andremo a parlare anche di quello in un altro video. I dispositivi che saranno supportati dal 7 in poi, quindi 6S, 6S Plus, SE di prima generazione fuori, mentre per gli iPad dovrebbero partire dall'iPad Mini 6, dall'iPad di sesta generazione e l'iPad Air 3, mentre per l'iPad Pro bisogna ancora capire bene perché c'è un po' un casotto. I telefoni che si fermeranno ad iOS 14 sono, come già detto, 6S, 6S Plus, SE di prima generazione, iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad di quinta generazione, che poveretti non ce la fanno più perché oramai hanno già 6 anni. Ovviamente li rimuovono perché ragazzi sono vecchi, fanno fatica, rallenterebbero tutto, surriscalderebbero tutto, il processore si rovinerebbe, sarebbe uno spreco di soldi per il proprietario, perché effettivamente non è obsolescenza programmata, anzi ti allungano la vita, perché non mettendo questo software, che così il telefono rimane un po' più leggero, alla fine tanto la versione iOS 14 comunque è già molto completa. Una cosa ragazzi, ci stavo pensando, io ora sto parlando di iOS 15, ma non è ancora uscito iOS 14.5. Io spero che esca. 14.5 sarà l'ultima versione, mi sa, prima del grande aggiornamento ad iOS 15. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mettete like, mi raccomando, torneranno le recensioni e i vlog quando si potranno portare, perché ho visto che il video quello in cui vi ho parlato all'Apple Store vi è piaciuto, abbiamo superato le 230 visualizzazioni, pure le recensioni vi piacciono, purtroppo però le recensioni ci vuole un po' di più a farlo, mentre i video news pure quelli mi piacciono, quindi io sono vero felice, oggi sono felice perché
sto riuscendo a portare tanti video, uno al giorno e niente, dai, alla prossima, ciao ciao!